Buongiorno cari amici, eccoci qui con una nuova rassegna stampa. Oggi è il 27 febbraio 2018, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. ARPAB e Sanità, così la Basilicata precarizza i presidi più delicati per la salute dei cittadini e non ci risparmia. Tra le varie contestazioni, quella del sindacato USB, secondo il quale sarebbe stato utilizzato un vero e proprio algoritmo per sottrarre più fondi all'Europa, che pagherebbe come personale altamente professionale figure che vengono poi contrattualizzate come dipendenti privati che ricevono stipendi inferiori di oltre il 500% di ciò che paga la stessa Unione Europea e che verrebbero utilizzate come segretari tuttofare dei vari dirigenti della pubblica amministrazione. Neve a Roma, scuole chiuse anche martedì e i presidi dicono stop, può durare anche 9 giorni. Mobilità in tilt, ritardi fino a 7 ore per i treni. Dopo la nevicata eccezionale che ha imbiancato la capitale per tutta la mattinata, la gelata prevista per questa notte dai bollettini diffusi della Protezione Civile ha convinto il Campidoglio a prorogare il provvedimento già preso domenica pomeriggio per la giornata di oggi. La chiusura degli istituti scolastici nella capitale però potrebbe durare anche per 9 giorni. Le aule infatti saranno utilizzate come seggi elettorali per le politiche. Firenze, passa auto alla moglie di Renzi. La giunta Nardella dice: abbiamo avanzato noi la richiesta per motivi di sicurezza. L'amministrazione comunale di Firenze tace sull'esistenza di un'istanza arrivata dalla prefettura alla base della sciapassata d'Agnese Landini. Fratelli d'Italia accusa dicendo: il comune ha voluto concedere a questo privilegio ad Agnese Landini. Nessuna fake news, nessuna richiesta arrivata da Tizio o da Caio. Adesso l'ex premier chieda scusa e riconsegni quel pass pagandone uno uguale a quello di tutti gli altri cittadini. Acciaierie Piombino, l'assistenza di Carrai e Bianchi agli indiani di Jindal per risolvere uno dei più grandi flop di Renzi. Nel 2014 l'allora premier esultava per la cessione dell'ex Lucchini a Acevital, ma dopo 3 anni gli algerini stanno per andare via senza aver rimesso in sesto l'acciaieria, in procinto di passare al colosso indiano dell'acciaio. Ad assistere gli acquirenti c'è mezzo di giglio magico, da Carrai a Bianchi fino a Tombari, insomma. La firma però tarda e i problemi per il futuro non mancano. Elezioni, le trappole sulla scheda che rischiano di fregare l'elettore. C'è un manuale breve, prima bisogna conoscere bene i candidati. C'è questo articolo molto interessante sul fattoquotidiano.it. Chi vota Giacchetti vota anche Uncellino, chi sceglie la Meloni dà una mano all'UDC che ha sostenuto tutti i governi dell'inciucio, chi vota Movimento 5 Stelle si prende un candidato già espulso. Non basta il ritorno dei nomi stampati sulla scheda, se dentro la cabina bisogna stare attente anche dove si riflette la preferenza. Per questo nasce libertadivoto.it, piattaforma lanciata dal radicale Staderini attraverso la quale ciascuno può trovare i candidati del proprio collegio. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buona prosecuzione con i programmi.